Scorrono i titoli di coda sulla stagione, un vero peccato perché questa partita forse è la meno bella, no, della stagione. Infatti sicuramente non era la partita con cui si doveva abbandonare il percorso di un titolo così bello. E onore a Villa perché comunque ha fatto una gran bella gara. E c'è tanto rammarico, però c'è tanto anche ringraziamento a tutti i ragazzi che sentite qua dietro alle mie spalle, che sono veramente fantastici, e tutto il tifo di Bergamo è veramente fantastico. L'impressione è che l'approccio alla gara sia stato sbagliato, che abbiate perso un po' di coraggio subito. Non c'è stato il giusto approccio alla gara, secondo, cioè, perché sembrava, poi non. Villa comunque ha fatto una bella partita e noi forse non siamo riusciti a esprimere quello che dovevamo. Hai avuto un problema alla caviglia tu sul finale del primo set? Sì, mi fa male, spero che non sia niente. Appena sono entrata sono ricaduta sul primo tempo di Wilson, che è venuto da quest'altra parte, e mi fa male, però... Che dire, insomma, dispiace veramente tanto, si poteva fare qualcosa in più, magari perdere in modo diverso, vabbè, insomma, la stagione è finita, qualcosa è arrivato, una Supercoppa. Non ho capito, scusami. Qualcosa è comunque arrivato, una Supercoppa. Sì, però penso che Bergamo sia abituata a ben altri titoli. E l'unica cosa che, ecco, mi voglio fare è, ecco, il ringraziamento, ripeto, a tutti i tifosi, alla società e in modo particolare anche al pubblico di Bergamo, che l'ho trovato veramente... terronico, tra virgolette. Grazie. E questo è un bel complimento. Senti Chiara, invece tu che farai? Il tuo contratto era di un anno, di due, non mi ricordo, due anni, quindi ci troviamo dopo l'estate. Certo, ci vediamo il prossimo anno. Un abbraccio a tutti. Un bacio a tutti, sei delusa? Tanto. Sì.